Un altro tentativo che non è andato a buon fine a Ferrara, un arbitraggio che ha condizionato, ma il Teramo probabilmente poteva fare di più. Come leggi tu questa partita, quest'ultima partita? Ma tutti magari si aspettavano che questa partita potesse essere per noi la svolta. È chiaro che abbiamo giocato contro la prima in classifica e per noi, oltre comunque a dover sfatare il tabù della trasferta, abbiamo giocato contro la prima in classifica, quindi era ancora più difficile poter diciamo fare questo risultato. Ci abbiamo provato i primi 20 minuti, è chiaro che dopo il secondo gol, secondo me mentalmente siamo morti proprio. Io mi auguro comunque che nel nuovo anno possiamo resettare tutto e ripartire comunque con una carica diversa, con uno spirito diverso, con le motivazioni diverse e magari centrare qualcosa di importante. Tra 10 anni, tra 20 anni, quando ripenserai all'anno 2015, come lo definirai? Contraddittorio, agrodolce, comunque bellissimo, comunque bruttissimo? Guarda, io non ho niente da rimproverarmi dell'anno passato, ho solo che essere orgoglioso di me stesso e comunque di quello che ho fatto personalmente con il Teramo e per il Teramo. Non la dimenticherò mai, perché comunque io sono un ragazzo che è partito veramente dal basso, aveva coronato un sogno e questo sogno ancora lo posso coronare, perché comunque ho 23 anni e se Dio vuole un giorno magari sta Serie B la potrò giocare, però adesso penso solo al Teramo e a salvarmi con il Teramo. Hai detto a salvarmi col Teramo, quindi piedi ben piantati per terra, non senza fare voli pindarici inutili. Ma allo stato attuale non puoi parlare di playoff, puoi sognare i playoff, però la prima cosa a cui devi pensare è a salvarti, perché la situazione di classifica comunque non è così ottimale. Poi speriamo anche che ci ridanno qualche punto e mi auguro appunto di poterci entrare questo obiettivo.